oppositori, c'è anche Carmelo Jalacqua, che è un oppositore che possiamo considerare molto asettico, essendo, diciamo, del di un altro movimento, e che quindi non è né con il Movimento 5 Stelle né con l'opposizione del PD o di Forza Italia, e quindi fa una dichiarazione, direi, molto comprensibile. Vediamo. Consigliere Jalacqua, sostanzialmente oggi in aula comincia il tour de force per affrontare conto consuntivo e poi bilancio di previsione, però insomma, oggi è il 27 di luglio. Infatti, diciamo, cioè, che la nota strana è questa, che ancora si deve approvare il consuntivo, ancora si deve approvare il bilancio di previsione, insomma l'estate è già andata via per un terzo. Sì, poi c'è la pausa anche di agosto, quindi. Allora, in effetti è così, diciamo che, ecco, per i nostri telespettatori, ogni anno il Comune dovrebbe, e il Consiglio in particolare, perché è materia del Consiglio, dovrebbe votare il rendiconto, cioè il bilancio di chiusura, diciamo così, dell'anno precedente, e il bilancio di previsione per l'anno successivo. Quindi noi avremmo... Meglio in corso. Ecco. Allora, che succede? Secondo la legge, il bilancio per il 2015 lo avremmo dovuto votare entro il dicembre 2014. Siamo a fine luglio 2015 e ancora non si vede nulla. Il bilancio di rendiconto dell'anno precedente avremmo dovuto farlo entro marzo-aprile e non è avvenuto. Devo dire che la compagnia è quanto ricca, perché quasi tutti i comuni, diciamo, sono combinati maluccio, soprattutto per il bilancio di previsione, ecco, perché ci sono vari motivi. Innanzitutto perché i trasferimenti dallo Stato sono stati quantificati tardi e purtroppo oramai si è abituati a capire che arrivano tagli portentosi. Qui però, considerando anche che c'era questo extra gettito delle royalties, si pensava che, insomma, verso marzo avremmo avuto un bilancio di previsione. Poi ci sono degli atti che vanno con bilancio di previsione, per esempio il programma delle opere pubbliche, cioè ogni anno il Comune dice: io quest'anno farò queste opere pubbliche e nei prossimi due penso di poter fare questo. E quest'atto però va assieme al bilancio di previsione. Se io non so esattamente quant'è la manovra dell'anno, io come faccio a deliberare un programma del genere? Poi c'è un altro atto importante, che è quello delle tasse che, insomma, dobbiamo pagare per la spazzatura, per l'IMU e così via. Ecco, stanno arrivando, diciamo così, e tutto in una volta. Consigliere, il dato che probabilmente interessa di più, al di là dei ritardi e le scadenze, cioè, dei mesi, è il fatto che poi alla fine l'ente, senza dei precisi riferimenti di bilancio, è anche in difficoltà come spesa, che lavora con i famosi dodicesimi. Dodicesimo vuol dire che si lavora spendendo ogni mese sulla base di un calcolo fatto sul bilancio dell'anno precedente. Ora, se quest'anno io mi aspetto 30 milioni in più, probabilmente io questa cosa qui, insomma, quest'anno non la potrò sfruttare. E allora è molto complesso, ne discuteremo più avanti. Io so che voi queste cose le seguite con molta attenzione, però obiettivamente, se io ho un extragettito così importante di 30 milioni che vengo dalle royalties, lasciamo da parte però le questioni ideologiche, petrolio eccetera, sono denari, va bene. E io vedo che 11, 12 le vogliono investire o tutta una serie di piccole opere pubbliche, io non vedo che senso abbia. Tra l'altro ho perso anche il conto degli altri 15, da una conferenza stampa vengo a sapere che i 15 servono per il bilancio, quindi immagino per coprire qualche altra cosa, non funziona così, la legge lo vieta. Allora noi su questo saremo molto duri. Se il caso, andremo fino in Corte dei Conti a fare le segnalazioni dovute. L'extragettito di royalties va utilizzato in un certo modo per l'economia e l'ambiente, e lì può diventare un volano. Il resto va gestito in maniera completamente diversa. Si annuncia la TASI, noi l'anno scorso in maniera impopolare abbiamo detto che la TASI bisognava già metterla l'anno scorso con una franchigia, in maniera tale da garantire i redditi medio-bassi ma non consentire un'esenzione totale ai redditi medio-alti. È brutto dirlo, ma è così, perché è la progressività democratica dell'imposta. L'anno scorso è stato fatto un regalo ai ceti medio-alti, e i ceti medio-bassi hanno risparmiato 10-15 euro al mese. Per carità, sono soldini, ma oggi tutti ci ritroviamo a pagare, tra l'altro probabilmente a coprire buchi determinati da questa operazione di propaganda che è stata venduta anche dalla stampa del Movimento 5 Stelle in tutta Italia. Insomma, ci sono tante cosine di cui dovremmo parlare. Si rischiano anche
si rischiano anche le aliquote più alte, se questi, con questi lustri di luna. L'aliquota è stata applicata, io ho letto dalla conferenza stampa, perché ancora non ho seguito qui nulla in consiglio, e l'aliquota più alta. Con tutta una serie di franchigie, di esenzioni, per carità, ho visto c'è stato un riequilibrio anche dell'IMU, però poi alla fine si deve fare così. Certo è, sarà difficile spiegare una cosa, com'è che io ho più 30 milioni da una parte e dall'altro invece tu mi fai pagare una cosa che l'anno scorso mi hai detto che non si pagava perché i conti andavano bene. Come andavano bene? Noi l'anno scorso siamo stati una voce isolata nel dire i conti non andavano bene. Bisognava intervenire strutturalmente sui conti e in investimento con quei fondi. 15 milioni di royalties l'anno scorso sono serviti, 5 milioni per la propaganda del Movimento 5 Stelle sulla TASI che non si pagava e 10 milioni per coprire buchi. Ora ce ne ritroviamo di buchi maggiori e quindi perdiamo 29 milioni, mi pare che erano tanti i soldi. Comunque non voglio essere molto, diciamo così, semplicistico, noi valuteremo gli atti, però attenzione, in due giorni non ce la facciamo. Noi abbiamo bisogno di tempo, dobbiamo ragionare, non vogliamo prendere posizione pregiudiziale perché qui ci va di mezzo solo la città a questo punto, quindi non ha senso andare muro contro muro, ma vogliamo vedere fino in fondo come stanno le cose. Allora, il consigliere Jalacqua ancora una volta parla della mancanza di idee per governare questa città, non lo dico io, lo dice lui, eh. Beh, io credo che sotto molti punti di vista sia giusto, nel senso, mi dispiace dirlo, perché io credo che per amministrare città come Ragusa bisogna avere un po' di idee, no? Perché se no cosa fa? È come quello studente bravo che però, come si diceva una volta, ripete a pappagallo, no? Cioè, è messo lì, dobbiamo fare il bilancio, dobbiamo fare questo, come ti diceva una scuola, no? Sì, non si applica, sì, studia, ma il minimo è indispensabile, e così stanno facendo loro, il minimo è indispensabile. E mi chiedo come mai, poi parleremo anche di immagini facendo vedere Ibra, come mai appunto non c'è questa voglia di fare di più, questa voglia di stupirci con gli effetti speciali. Ora